Intanto grazie per essere intervenuti tutti quanti. Noi vi parleremo del progetto Programma del Futuro, che è un progetto che è nato dalla collaborazione del CIMI, che è il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica, e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Qual è l'obiettivo di questo progetto? L'obiettivo è quello di aiutare a sviluppare il cosiddetto pensiero computazionale. Pensiero computazionale che possiamo vederlo come, immaginarlo come quella sorta di pensiero logico e creativo che porta alla risoluzione di un problema. Noi sappiamo che definiamo proprio algoritmo una sequenza finita di operazioni che risolve una determinata problematica. Ecco, il pensiero computazionale aiuta ad affrontare in modo creativo e a trovare le soluzioni, diciamo, algoritmiche ai problemi. Questo tipo di pensiero viene portato, grazie a questa cooperazione, intanto all'attenzione delle scuole primarie in tutta Italia, per cui c'è stata una circolare che ha sensibilizzato, insomma, tutti gli istituti a partecipare, ma chiaramente il progetto, anche se è pensato prevalentemente per i cittadini di domani, è in realtà per tutti i cittadini italiani, quindi insomma un bacino potenziale di utenti di 60 milioni. Allora, alcune note su questo progetto. Intanto, innanzitutto, quali sono i profili che possono registrarsi e partecipare, insomma, come la profilazione? Insomma, tutti gli insegnanti di scuola statale, che poi chiaramente coinvolgono tutti i loro studenti, gli insegnanti delle scuole paritarie, ovviamente qualunque tipo di studente di ogni ordine grado, altre tipologie di utenti, sono tutte profilazioni che poi serviranno al Ministero anche per supportare in futuro attività con tutti coloro che avranno partecipato, e tra i servizi che vengono forniti, dato che quello italiano supporto a .org, che è il portale internazionale dove ci sono una serie di esercizi e di modalità che con il gioco portano a sviluppare questo tipo di pensiero, ed un forum di supporto per tutti gli utenti, in modo tale che dallo scambio delle esperienze, dalla condivisione delle conoscenze, si possa crescere tutti quanti insieme. Passiamo alla prossima slide, tutti inizio a passare a Romano. Sì, allora, vabbè, a parte insomma le specifiche e le direttive del progetto, un attimo qualche numero per capire con quante persone abbiamo a che fare. Ci sono ovviamente delle specifiche dimensioni con le quali ovviamente in fase di progettazione una persona ha a che fare. E le potete vedere insomma da questa slide, cioè noi abbiamo a che fare praticamente con 7.000 studenti, con circa 650.000 insegnanti su tutto il territorio nazionale. Sono stati ipotizzati circa 4.000 accessi distribuiti, attenzione, non accessi singoli, accessi distribuiti, ok? Quindi esistono comunque una serie di database distribuiti e per ogni database ci sono circa 400.000 accessi. E questa è un'ipotesi di picco della settimana dell'Hour of Code, che è tra l'8 e il 14 dicembre di quest'anno. E poi sostanzialmente, dato che come ha detto Mario prima di me, tramite questo portale si possono registrare praticamente tutti i cittadini, abbiamo praticamente a che fare con 60 milioni di italiani. E tutti questi dati devono essere praticamente memorizzati all'interno dell'infrastruttura. L'infrastruttura migliore, in questo caso, è praticamente un'infrastruttura cloud server. Perché un'infrastruttura cloud server? Perché abbiamo bisogno sostanzialmente di un'infrastruttura che ci garantisca comunque una grandissima affidabilità, ok? E soprattutto una scalabilità. Si sente molte volte parlare di scalabilità, però sostanzialmente che cosa vuol dire? Vuol dire che in pratica ogni qualvolta c'è bisogno di risorse, noi abbiamo a disposizione dell'hardware in modo tale da sopperire ovviamente a quelle che sono delle mancanze. Questo poi tra l'altro che cosa comporta? Comporta che le macchine che si trovano all'interno della nostra cloud server farm devono essere praticamente multiprocessore e multithread e soprattutto devono essere ridondate in N più 1. Perché N più 1? Perché ovviamente non abbiamo una cardinalità infinita di macchine, cioè siamo nel campo dei numeri reali, dei numeri naturali, quindi non possiamo approfittare all'infinito di quelle che possono essere ovviamente le risorse hardware messe a disposizione. Andando avanti, o sono andato troppo avanti, infatti non ho sensibilità di questo.
Perfetto, ok, questo è praticamente il progetto su carta. Come potete vedere, in pratica abbiamo un primo layer, che è la nostra server farm. Dalle icone potete far caso un attimo come sia strutturato, quindi abbiamo insomma una serie di rack, una serie di database, una serie di dispositivi che regolano il bilanciamento su internet, la connessione, tutte queste cose simpatiche che praticamente memorizzano i dati di questi 60 milioni di potenziali utenti. Abbiamo proprio un livello di infrastruttura virtuale. L'infrastruttura virtuale ha il compito praticamente di generare una serie di macchine virtuali che a loro volta creeranno delle istanze all'interno delle quali saranno sviluppati una serie di applicazioni utilizzate comunque poi da parte dell'utente finale. Quindi l'utente finale ovviamente accede al nostro portale tramite internet e avrà davanti a sé una serie di opzioni, una serie di applicativi con i quali ovviamente si interfaccerà. E come potete vedere, insomma, dalla disposizione dei layer abbiamo praticamente quindi una macchina virtuale. Sulla macchina virtuale gira un sistema operativo guest e su questo sistema operativo guest poi c'è un livello ovviamente applicazione. I dettagli importanti di questa server farm: abbiamo parlato di virtualizzazione, abbiamo parlato di applicazione, abbiamo parlato di sistema operativo. Il titolo di questo intervento scelto da me da Mario era praticamente una scelta open source, perché parliamoci chiaro, oggigiorno all'interno di una realtà aziendale, se ritorniamo un attimo all'immagine di prima, vi renderete conto che magari facendoci un attimo giro sono molte le scelte fatte che non hanno magari niente a che fare con l'open source o comunque con prodotti proprietari o con prodotti dove si paga una licenza anche abbastanza costosa, insomma. Quindi perché non ha scelto open source? Appunto, primo, l'obiettivo personale era quello di eliminare VMware dalla faccia della terra. Poi che ci riusciremo o meno, vabbè, insomma, noi ci proviamo, tanto noi siamo la fanteria d'assalto. Noi siamo una fanteria d'assalto, in generale fanno tutt'altro. Esatto. Quindi come sistema di virtualizzazione è stato scelto KVM, cioè il kernel-based virtual machine. KVM è un sistema integrato all'interno del kernel Linux, è un sistema mantenuto e sviluppato da Red Hat, che come ben sapete comunque è una forte azienda che sviluppa software open source, in particolare una propria distribuzione Linux, ed è stato scelto praticamente come software di full virtualization appunto in sostituzione di VMware. Su VMware, se tutto va bene, a titolo personale ci potrebbe far girare qualche macchina Windows, però per le cose serie, limitiamoci all'utilizzo di software open source. Sempre nel campo dei software open source avremmo potuto anche scegliere magari di utilizzare Xen, ok? Ma Xen è comunque un prodotto più orientato alla pari virtualizzazione, quindi evita l'emulazione sul processore e vabbè, insomma, evita l'overclock della macchina stessa, però impatta tantissimo sul consumo di risorse. Infatti molte macchine pari virtualizzate solitamente vanno anche in crash. E quindi insomma abbiamo scelto un KVM come soluzione di virtualizzazione. Ovviamente c'è uno storage area network multipath, questo per evitare overclock, cosa logica tra l'altro, e per garantirci ovviamente la massima affidabilità. Altre due cose molto importanti: abbiamo a disposizione un firewall ridondante, perché con la sicurezza ovviamente non si scherza. Ricordiamoci che comunque abbiamo a che fare con dei dati sensibili di studenti, di professori e di appunto potenziali 60 milioni di abitanti. Tutto i dati dei minori. I dati dei minori, perché ricordiamoci, esatto, Mario mi ricorda i dati dei minori, perché ricordiamoci che questo è un progetto orientato maggiormente comunque alle scuole primarie, quindi è normale che noi comunque memorizziamo, trattiamo dei dati che sono di persone che non hanno ovviamente raggiunto la maggiorità. E poi ovviamente per garantirci comunque un'alta velocità di picco e per garantire comunque una continuità di servizio dal punto di vista della connessione internet, abbiamo degli switch in full tolerance load balancing. Cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente c'è comunque un sistema di tolleranza del guasto e un sistema di bilanciamento di carico. Quindi in pratica se un impianto hardware viene meno, ce n'è subito un altro pronto a sostituirlo, comunque il suo precedente lavoro. Facendo un attimo uno zoom sul grafico precedente, abbiamo inquadrato solamente il livello sul quale magari l'utente impatta più direttamente. Abbiamo quindi, escludendo ovviamente il livello host.os dove gira appunto KVM e quindi di conseguenza le date, abbiamo praticamente una macchina virtuale che in questo caso è emulata tramite KEMU, perché emulator è stato scelto perché comunque un progetto molto leggero e già integrato comunque in gran parte delle distribuzioni di Linux. E come sistema operativo di riferimento è stato scelto Debian di Linux, attualmente la versione 7.7. Vedremo dopo quali sono le motivazioni che ci hanno spinto insomma a scegliere Debian,
parte il mio fanatismo nei condomini, ma questo è un altro dettaglio, e insomma ci sono delle scelte legate più che altro alla sicurezza e alla gestione soprattutto degli init o comunque dei logo, come ad esempio, vabbè, è cosa nota che attualmente le distribuzioni Linux stiano virando tutte quante verso systemd, che al momento rappresenta il male, secondo me, poi insomma il futuro ci dirà, almeno se stiamo sbagliando. Però insomma, quindi per una gestione migliore dei logo, che sotto il punto di vista sistemistico è sicuramente la cosa più importante, abbiamo comunque compiuto questa scelta. Verso la fine di questa presentazione, tra l'altro, vedremo alcuni security alert dai quali noi siamo stati praticamente immuni, oserei dire quasi, siamo stati quasi immuni grazie appunto alla scelta di Debian GNU Linux. E su questo sistema operativo c'è poi il grande lavoro del livello applicazione. L'applicazione diciamo, chiaramente è quello che poi viene utilizzato e fornisce i servizi e l'interfaccia utente, e fa anche un po' di cosettine che mi piace definire automagiche. La cosa che ho preferito, che abbiamo voluto evidenziare in questa slide è proprio l'object user del CMS, perché su questo oggetto utente che c'è nell'applicazione sono state, e questo grazie proprio al fatto che e l'open source ci ha permesso di poter entrare nel codice, poterlo modificare, poterlo ampliare e plasmarlo alle esigenze che avevamo di progetto. È stato modificato l'object user del CMS in modo tale che questo potesse inviare i dati ai, come vi ho detto prima, il programma futuro è il sito italiano di supporto, il sito di fruizione code.org, per cui necessitava, per semplificare la vita chiaramente agli utenti, anche una compilazione, la produzione di statistiche, è stato fatto un bridge di collegamento dal CMS a code.org e download.code.com, in modo tale che l'utente che si registra su programmafuturo.it è automaticamente registrato tramite il bridge che va verso code.org. Questo diciamo si è reso necessario anche perché in Italia si è scelto di avere, rispetto ad altri paesi europei, una profilazione utenti molto più capillare, per cui dove ad esempio in altri paesi si profilavano gli utenti insomma anche solo semplicemente con nome, cognome, indirizzo email ed età, quindi in Italia abbiamo preferito fare una profilazione più spinta in modo tale da poter poi essere anche di maggior aiuto a tutti gli utenti che partecipano, andando quindi poi eventualmente a ricontattare in un secondo momento gli utenti in base all'età, in base ai progressi che avranno effettuato, se sono insegnanti o meno, e così via. Sì, la prossima che poi graficamente è la Sabrina, e poi non sono un grafico, quindi ci ho messo parecchio tempo a fare questa cosa. E, no, allora, a parte il fatto che com'era quella battuta che volevo fare? La bizona stava con un suo canale come i layer concatenati stanno a Marco Ferrigno, ma a parte questa stupidaggine, allora no, tra l'altro l'avevamo scritto anche nel declaimer, noi siamo praticamente in beta pubblica, ok? Quindi il progetto comunque non è finito, è ancora in itinere, ci sono tantissime cose ancora da fare, e insomma potete anche capire perché è un progetto molto grosso, molto che comporta comunque anche delle grandi responsabilità, dato che agiamo direttamente appunto sui dati di persone e di minori. Potete notare che comunque da questo schema ci sono praticamente dei layer che operano sia orizzontalmente che verticalmente. Security layer, l'IDS, il backup system e il monitor e backup configuration layer sono praticamente interfacciati tra loro, ed ecco perché mi piace parlare di layer concatenati, e poi abbiamo una serie di layer qualcuno se le definite standard, e poi tra l'altro, se molto probabilmente ci avete fatto caso, c'è un simbolo di divieto sul backtracking system, perché non è una mia scelta, quindi non ho responsabilità sul backtracking system. Se succede qualche bug da quelle parti, non sono stato io, è una scelta che mi hanno imposto. Nella direzione dei lavori ci ha imposto di utilizzare un backtracking system che io non volevo, però insomma me l'hanno data vinta su tutto, almeno questo glielo lascio. E allora vi illustro velocemente una cosa insomma, che sarà di un interesse per tutti noi per quanto riguarda insomma anche questa presentazione. Discuteremo comunque dei layer, non di tutti, dei layer che hanno un maggiore interesse, come dire, didattico, divulgativo, e
per poi insomma lasciare a Mario una disamina più dettagliata su quello dedicato al CMS. Allora, il CMS che abbiamo, diciamo, che abbiamo scelto, anche perché dovete considerare che, allora, bisogna fare un attimo proprio una questione esplicitamente ingegneristica, non esistono i progetti migliori in assoluto, esistono progetti ottimali relativamente a una determinata esigenza. Qui abbiamo dei tempi, devo dire, molto ristretti, per cui non c'erano neanche specifiche proprio chiarissime sul tipo di database da utilizzare. Per cui abbiamo preferito intanto utilizzare Joomla, la sua ultima versione, che è la 3.3.6, che però per motivi di sicurezza gira solo con PHP con versione superiore a 5.3.10, e su questo poi abbiamo utilizzato, con questo abbiamo utilizzato MySQL, ed è sull'object user di questo CMS che sono state fatte le implementazioni che dicevo prima per inviare le registrazioni a code.org e da autocode.com. Solo un numero, al momento abbiamo all'incirca 4.000 liste uniche al giorno e nell'arco di circa 35-40 giorni abbiamo superato le 350.000 visualizzazioni. All'interno dei servizi che vengono forniti dal CMS, oltre al fatto che l'oggetto utente del CMS salva anche i dati tramite la crittografia FNA, c'è anche un forum, che è il Conena Forum, chiaramente parliamo sempre di tutti i prodotti open source, nel quale, come dicevo prima, gli utenti scambiano le loro esperienze nell'ambito del percorso di crescita che effettuano su code.org, scambiandosi esperienze, quindi crescendo man mano come comunità. Volevo dire una cosa, proprio a livello del CMS, di come sono salvati i dati. Abbiamo scelto di utilizzare un algoritmo di crittografia simmetrico, particolarmente poi in questo caso anche abbastanza innovativo perché è un algoritmo di crittografia frattale, per avere la reversibilità delle operazioni. Perché questo? Supponiamo che normalmente su un CMS non connesso ad altri, supponiamo che l'utente ha la possibilità, ad esempio, di resettare la propria password. In questo caso abbiamo scelto, pur lasciando la possibilità all'utente di farlo, abbiamo scelto un algoritmo reversibile per riuscire a recuperare la password dell'utente, perché dato che le nostre registrazioni sono distribuite tra programma in futuro, code.org e le segnalazioni ad autocode.com, che è l'altro sito dove vengono segnalate, c'è una mappa molto carina, una mappa molto carina di tutto il mondo dove si organizzano eventi dedicati all'ora del codice, se l'utente cambia la password sul programma in futuro poi si trova chiaramente fuori fase rispetto agli altri portali, quindi abbiamo preferito fare in questo modo per recuperare password e quindi creare sempre un accesso distribuito tra questi tre portali. Questo è il punto prossimo, passiamo avanti. Perfetto, ok, allora come vi avevo anticipato cerchiamo un attimo di dare spazio a quelli che sono i layer più interessanti sotto un punto di vista didattico e divulgativo. Abbiamo parlato dell'installazione di Debian con Linux, in particolare appunto la versione 7.7. È praticamente un'installazione minimale e sono praticamente installati quelli che sono i servizi di base. La prima cosa da fare, in quanto comunque ci abbiamo lavorato sopra, è relativamente quella dell'installazione di tutti gli strumenti di compilazione, quindi GCC, Make e VDC6, che tra l'altro ci è stato utile per risolvere anche una serie di dipendenze abbastanza importanti. L'NTP e l'NTP Date, chi fa il sistemista in aula sa bene che comunque avere a disposizione l'orario preciso, può sembrare una cavolata, ma invece è una cosa importantissima, ha una rilevanza praticamente strategica. Pensate praticamente alla lettura dei log nel momento in cui magari c'è qualche crash di sistema o che magari insomma c'è stata qualche intrusione, quindi bisogna fare un'analisi dettagliata, bisogna un attimo capire temporalmente la linea temporale in cui l'errore è comunque piazzato. SSH, tra l'altro con SSH ce la vogliamo perché noi siamo tra virgolette comodamente seduti a casa, cioè lavoriamo da casa. Come comodamente, è già sono le condizioni a contorno. Vabbè, ma a parte questo sbaglio del dettaglio, ovviamente per motivi di sicurezza l'accesso SSH come router è totalmente vietato. E poi ovviamente sono stati installati servizi di tipo FTP ed SFTP. Come potete notare dalla simpaticissima immagine in calce, c'è un certificato. Era d'obbligo, per il semplice fatto che FTP è un protocollo non sicuro a prescindere.
quindi in pratica tutti i trasferimenti, per ogni trasferimento c'è praticamente il rischio di essere praticamente sotto attacco, in quanto gran parte dei trasferimenti FTP, soprattutto quelli con accesso anonimo, sono praticamente letti in chiaro. Quindi insomma, questo per quanto riguarda il sistema operativo, che poi tra l'altro... tranquillamente, senza poi contare che gran parte delle pagine sono fruibili solamente in HTTP, ed ecco per questo che abbiamo scelto una risoluzione tramite HTTPS. Ok, perfetto. LAMP layer. Per chi ha a che fare con LAMP? Su? Ah, che cosa carina, perfetto. Noterete una cosa abbastanza simpatica, cioè che l'AP è al quadrato. Perché? Perché oltre al, ovviamente al sistema operativo di Linux, oltre ad Apache come web server, MySQL come DB e a PHP, quindi un interprete di qualunque linguaggio, c'è anche Perl. Io l'avrei messo al cubo. Perché c'è un'altra qui. Va bene, per quanto riguarda il server LAMP è stata fatta più che altro una scelta conservativa, quindi ritorniamo di nuovo in topic alla scelta open source, è stata fatta una scelta conservativa. A titolo personale molto probabilmente per altri progetti avrei scelto Engine, oppure per quanto riguarda il database avrei scelto PostgreSQL o molto probabilmente Percona, che è un database molto, molto performante. In questo caso insomma la nostra scelta è stata conservativa perché insomma c'era una questione di interproprietà, di dipendenze e anche insomma di manutenzione successiva, insomma, quindi chi magari verrà dopo di noi, vedremo sostituito un giorno, non lo metto in dubbio, e dovrà avere comunque un accesso semplificato a questo progetto, il più semplificato possibile. Ovviamente PHP, sono stati installati tantissimi moduli PHP, appunto come vi dicevo, il software, cioè l'infrastruttura è molto strutturata, è molto personalizzata, c'è un alto livello di personalizzazione e soprattutto, come vi dicevo prima in quello simpatico fuori di onda sull'FTP, il PHP MyAdmin è fruibile non solo via HTTPS, quindi per evitare la lettura in chiaro dei dati sensibili, ma anche tramite HTAccess, che in pratica abbiamo messo ovunque, abbiamo messo HTAccess a profusione. E poi c'è Perl, il mio maestro di Perl mi spiegherà un pochino su cosa abbiamo lavorato. Diciamo che con Perl sono stati sviluppati i bot che effettuano il collegamento di registrazione tra il CMS e .org. Oltre a questo viene gestita anche la parte crittografica all'interno del CMS per il salvataggio dei dati. Tra le classi che trovate tutte quante su CPAN, che è il repository mondiale dove vengono inserite le classi cpan.org, vengono anche testate da un gruppo che si chiama cpan testers, trovate, sono state utilizzate data dumper per verificare, semplificare i debug, tra i fini per la gestione degli errori, NetSMTP con SSL per inviare comunicazioni all'amministratore di sistema qualora ci possano essere problemi. Da questo punto di vista non è partita neanche un'email al momento, sì, sicuramente poi Google Chimes e FTP User Agent che servono proprio in due casi a costruire proprio la chiamata verso .org.org per passare i parametri che vengono presi dal CMS. E poi c'è la crittografia finale, il salvataggio delle password. Tra l'altro notavo che abbiamo un quarto d'ora, non ce la faremo mai. Ok, poi non dite che non si capisce quanto va. Allora, tornando sempre al grafico di inizio, abbiamo parlato di layer concatenati. Ho cercato insomma di riassumere anche questa slide un po' la situazione. Abbiamo praticamente un security layer che è concatenato insieme al DBS, insieme al sistema di backup, e a loro volta sono concatenati con un monitor in backup configuration layer. Adesso mi devono chiedere praticamente uno ad uno. Per quanto riguarda il security layer, sempre perché ci piace avere come dire, un approccio didattico di quel vero, volevo segnalare comunque l'utilizzo di DINS, che è uno strumento utilissimo in quanto praticamente fa una scansione delle vulnerabilità. Perché è interessante sotto il punto di vista didattico? Molto semplice, perché sì, genera praticamente un report, poi lo lanciate da riga di comando, ma non solo, cioè oltre a generare questo interessantissimo report, vi dice anche come correggere le vulnerabilità. Ed è uno strumento leggero e allo stesso tempo molto molto potente, e penso che abbia davvero un suo scopo didattico, perché alla fine appunto leggendo i report e con le spiegazioni a contorno che ci sono per insomma spiegare come si risolvono determinate vulnerabilità, è uno strumento davvero da iniziare con considerazione.
Ovviamente, siccome le distribuzioni GNU Linux non sono sicure al 100%, ma ovviamente ci offrono un livello di sicurezza sicuramente maggiore rispetto ad altri sistemi operativi, c'è la necessità di avere comunque degli strumenti di scandalizzazione antivirus, così come praticamente degli anti-rootkit, quindi insomma degli anti-software malevoli, che, insomma, il cui obiettivo è quello di permettere una scalata dei privilegi. Ovviamente questi software, oltre ad essere utilizzati in modalità stand-alone, sono utilizzati praticamente in maniera interfacciabile tra di loro. Quindi tutto in questa situazione effettivamente porta comunque dei benefici non indifferenti. Per quanto riguarda l'intrusion detection system, invece, c'è comunque una premessa interessante da fare, ma si tratta giusto di letteratura informatica. In gran parte dei testi insomma, che trattano di sicurezza molte volte vengono confusi non proprio, però vengono chiamati anche con IPS, Intrusion Prevention System. E appunto di prevenzione andremo a parlare introducendo quindi il software File2Pan. File2Pan è un software che funziona praticamente su tutte le architetture POSIX, e la cosa simpatica di File2Pan è che crea praticamente delle blacklist all'interno delle quali ci va a mettere tutti i DHCP che hanno tentato in maniera continuativa accessi via SSH o comunque accessi in analog service, e i cinesi ci sono particolarmente affezionati, ci vogliono bene. Noi abbiamo una lista di IP, peccato, insomma, magari ve la faremo vedere, tanto io e Marco siamo qua tutta la giornata, tutti IP provenienti dalla Cina, cioè noi siamo tecnicamente in guerra con la Cina. E Port Sentry, altro strumento abbastanza interessante, anche questo l'ho venduto un bolino di divieto perché l'ho utilizzato nell'alfa, ma in questa beta pubblica praticamente l'ho tolto per il semplice fatto che comunque, sebbene sia uno strumento interessante sotto il punto di vista della prevenzione degli attacchi, effettua in maniera continuativa un bind dinamico su praticamente tutte le cose. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente un attacco che in quel momento mi sta facendo una scansione sul programma futuro.it vedrà una serie di porte aperte che all'atto pratico sono aperte solamente in quel momento in cui il port sentry sta facendo il bind su quella determinata porta, per capire un attimo quali sono le potenziali vulnerabilità. A questo punto un attacco che giustamente, se si vede centinaia e centinaia di porte aperte, pensa, vabbè, ok, questa macchina è attaccabile, quasi quasi mi ostino a l'accessore. E poi ovviamente Snort nel campo, esattamente, Snort nel campo di DS open source è quasi uno standard de facto, un prodotto eccezionale, fruibile anche tramite una comoda web interface che si chiama Snorri. E ovviamente fa l'IDS, fa l'Intrusion Detection System, fa il suo lavoro, cioè praticamente evita comunque una contromisura sicuramente efficace nel caso di footprint o comunque scansioni malevoli da parte di un attacker, e quindi evita tutta una serie di accessi non autorizzati. È uno strumento interessante, quindi per tutti i sistemisti o comunque i lavoratori nel settore della sicurezza in salvo lo consiglio caldamente. Ora passiamo alla questione di monitoraggio. Se ci avete fatto caso, non ho parlato semplicemente di monitoraggio, ma di monitoraggio e backup dei file di configurazione. Ok, ci siete fin qua? Ok. In condizioni, tra virgolette, normali, se mi fate passare il termine, molto probabilmente avremmo utilizzato software come JIT oppure come Subversion, cosa che in questo caso non è stata fatta. Perché? Perché JIT e Subversion sono comunque software molto strutturati per progetti davvero sì, ok, molto grossi. Però sin dall'inizio io e Mario avevamo pensato insomma un approccio keep it simple, e quindi insomma ci siamo basati su questa serie di programmi molto simpatici, nello specifico etc-keeper e bazaar. Etc-keeper non è altro che una serie di script in cui compito quello di salvare tutti i file di configurazione presenti all'interno della cartella etc. Come ben sapete, la cartella etc è praticamente il nostro pannello di controllo, perché all'interno di questa cartella ci sono appunto una serie di file di configurazione sui quali andremo a lavorare per eventuali modifiche. E Bazaar mi dà l'opportunità di fare il controllo di versione su quel determinato file che è presente nel determinato file di configurazione presente nella cartella etc, e magari, se non mi piace, di tornare indietro. Adesso passiamo al monitoraggio vero e proprio, quello che comunque piace tanto ai sistemisti. Sempre perché a noi piacciono le scelte open source, magari in una realtà aziendale grossa avrebbero scelto IBM Director, ma IBM Director ci stende a terra la macchina. E siccome una cosa che ho ricordato adesso, c'era un amico che diceva che noi amanti dell'open source abbiamo una cosa in comune, cioè facciamo bene le cose che per gli altri sono sbagliate.
E infatti, appunto, in una realtà aziendale avrebbero tranquillamente utilizzato i DM Directory, e invece no. Nel nostro caso sempre software open source, però dobbiamo essere KISS, dobbiamo un attimo capire quali sono i software più semplici, più leggeri, più efficienti, che ci danno subito il risultato insomma, a cui vogliamo arrivare. Avremmo potuto scegliere Zappix, avremmo potuto scegliere Cacti, ma sono comunque progetti molto grossi e che hanno il compito di monitorare, cioè sono proprio studiati per monitorare centinaia e centinaia di servizi. Nell'alfa vi confesso che abbiamo utilizzato sia Nagios che Icinga, ma anche in questo caso in effetti erano troppo grossi. Cioè, il punto è questo, per quanto riguarda questa infrastruttura, noi abbiamo pochi servizi, ma tutti molto critici. Quindi trovarci con un sistema di monitoraggio che ha la possibilità di monitorare centinaia di servizi e per poi non avere il totale controllo era praticamente sovradimensionato, sovrastrutturato. E quindi che cosa ci siamo inventati? Ci siamo inventati questo trittico di script, Moonin, Monit e Logcheck. Moonin non è altro che un pannello di controllo che genera grafici sulla panella del sistema. Monit è la panacea, è il millennetta degli dei per i sistemisti, perché in pratica si tratta di una serie di script, ovviamente attenzione, bisogna essere comunque molto, bisogna come dire, avere il polso fermo ed essere molto pratici, sì lo so, mancano 7 minuti, non ce l'avremo mai, bisogna essere molto pratici sulla console e su determinati path. Monit è fantastico perché in pratica mi permette di revisionare tramite l'impostazione del PID del processo se quel processo è attivo o meno. Siccome siamo pignoli, abbiamo messo praticamente il controllo sul processo di 10 secondi, quindi se tutto va male il programma futuro.it sta down a 10 secondi. Nel peggiore dei casi. Insomma, sta in piedi d'agosto per il momento, e sta in piedi d'agosto, subiamo tanti attacchi dalla Cina, qualcuno anche dall'Iran. Vabbè, non fa niente, a me piace, cioè poi tra l'altro vedi in filosofia open source. È meglio condividere questa cosa, perché se mi attaccano adesso io posso capire dove è l'errore ed eventualmente correggerlo. Ok, ci troviamo. E poi Logcheck, perché i log sono il pane di tutti i sistemisti, quindi è importante avere un sistema centralizzato di gestione dei log in modo tale che praticamente appena succede qualche evento malevolo mi arriva l'SMS che mi dice carissimo guarda che qua le cose non stanno bene, quindi vedi di metterci in arezza. E ovviamente il sistema è approved Federico Rossano. Ci troviamo? Perfetto, vai. E adesso passiamo praticamente a livello applicazione, gestito totalmente dal mio computer. Allora, il sistema di registrazione utenti è il cuore dell'applicazione, perché come vi avevo anticipato prima, c'è una profilazione molto spinta degli utenti. Si arriva, abbiamo dovuto per esempio importare anche il database del Ministero del MIUR, quindi qualcosa come circa 8.000 e passa istituti in Italia, tra scuole primarie, medie inferiori e medie superiori. Tutti questi dati sono confluiti all'interno del nostro database MySQL con un'interfaccia di importazione che è stata scritta in Perl, predisposta diciamo all'uovo. Poi vabbè, nota a margine, insomma, sono arrivate a passarci un po' la testa tutte le autonomie come Giulia, Venezia Giulia, Siciliate, ognuno aveva un sistema differente, insomma, abbiamo tenuto d'accordo sui cambi, da mettere in database per esporre. Comunque, vabbè, alla fine invece di un'interfaccia di importazione l'abbiamo fatto 4, ma abbiamo superato il problema. La cosa principale della registrazione utenti, che spero riusciremo a vedere un attimo sul sito live un secondo, è che diciamo viene gestita in due passaggi. L'utente si iscrive, inserisce tutti i suoi dati, gli viene inviata un'email con un codice di autenticazione, clicca un URL, clicca su questo codice e ritorna al CMS che completa la registrazione, verifica questo token ed effettua la registrazione. La registrazione, quindi vera e propria, viene effettuata nel secondo passaggio e viene intercettata la chiamata verso code.org all'interno del controller dell'object user del CMS. Quindi se la verifica di questo token che stabilisce che quello lì è effettivamente l'utente che si è registrato viene superata, viene poi effettuata l'iscrizione anche verso i portali internazionali. Allora, quindi sostanzialmente insomma vi è riportato come funziona rapidamente, con Perl arriviamo a code. Abbiamo parlato di code fino adesso, insomma, ma non è che
abbiamo visto tantissimo. Qui su questa slide ho inserito sempre poi nell'ottica open source, anche perché questi sono tutti le slide per l'amministrazione slide share. All'interno della slide, questa qui della diapositiva 19, ho trovato un po' di riferimenti per andare a leggere come sono state fatte un po' di cose. Per esempio, vediamo un attimo, una cosa interessante era il sistema di registrazione. Quando dovete andare a modificare qualcosa di questo tipo, una possibile soluzione, avevamo varie possibilità, potevamo inserire tanto codice all'interno del controller del CMS, il controller dei utenti, oppure mettere qualcosina per poi demandare il lavoro ad un'altra parte software, quindi quello che si dice un hook, intercettando l'eventuale stato del sistema. Ed è la scelta che abbiamo fatto anche per maggiore pulizia, scalabilità e modifica anche per impattare quanto meno possibile sul codice PHP del CMS. Volevo farvi vedere questo qui, no, questo, ma se riusciamo a vedere uno. Quanti riferimenti su PasterPin, qua il controller dell'object user di Joomla, quello standard del 3.3, intanto vediamo questo, diciamo, l'iniezione di codice che è stata fatta in questo punto qui. A questo punto, diciamo, sono state caricate un po' di funzioni del CMS e sono stati intercettati i valori che vengono presi dal form di registrazione. Poi in base al tipo di profilo, che può essere quello di uno studente, può essere quello dell'insegnante o diciamo, di un altro tipo di studente, vengono effettuate le chiamate al bridge interval. C'è questa funzione qui che è stata aggiunta, la call bridge, che poi si occupa di smistare le chiamate a code.org e a autocode.com. Vediamo se riusciamo soltanto a vedere un secondo anche qualcosina sul codice del bridge. Andiamo qua, ripetiamo la diapositiva. Andiamo comunque trovate tutti i riferimenti nella slide dove potete leggere il codice, insomma ci sono anche dei commenti, poi se avete domande potete anche inviarmele per inviarci, insomma, per riferimento. Eccolo qua, come vedete sto utilizzando Google Analytics per costruire il bot che ha effettuato le registrazioni, poi insomma, in base al URL target che può essere il form di registrazione di conto di autocode, vengono costruite le chiamate in un hash, quindi in un array non associativo, e poi vengono inviate. Alla fine c'è un sistema di scrittura di log in caso di errore, il log viene salvato sia sul server, poi in caso di errore viene inviato anche per email all'amministratore del sistema per il massimo, insomma, della sicurezza.
Professoressa aveva perso la sua password, che poi mi sono rivelate, e la sua password era Dragon Ball Z. Sì, Dragon Ball Z, in effetti, sì, un accesso, diciamo, di fraternità, l'ho anche consigliato di violare il livello di missione. No, no, poi in effetti ci sono tantissime retroscena, poi ne parleremo, poi soprattutto adesso farò una volata sulle ultime slide. Solo dire un'ultima cosa a margine, perché abbiamo utilizzato un sistema di fotografia simmetrico, perché questo forse magari è passato un po' in sordina. Joomla, come quasi tutti gli altri CMS, salvano le password con un algoritmo suggestivo, che vuol dire che io da quel del crittogramma non posso risalire al dato iniziale, cioè questo non è possibile. Invece utilizzando un sistema simmetrico siamo in grado di ritornare, di ricostruire la, per esempio in questo caso la password dell'utente per potergliela reinviare. Questo per evitare, come dicevo prima, differenze tra quella registrazione sul web e quella che sul programma virtuale. No, approfitto per chiedere scusa anche ad Agostino De Marco, ma Agostino facciamo subito, facciamo questa volata veloce e ti lasciamo subito il tuo spazio. Allora, come vi dicevo precedentemente, insomma, scegliere Debian come distribuzione di riferimento è stata una scelta azzeccatissima. Perché? Perché da agosto ad oggi, cioè intanto quando abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto, sono successe due cose gravissime per quanto riguarda la sicurezza informatica, due cose che anche la stampa generalista si è data praticamente, l'avvisamento della sicurezza informatica, Gianni Riotta che ha scritto articoli enormi sulla stampa, cioè la sicurezza informatica in Italia è come il calcio, tutti si sentono allenatori, tutti devono dire qualcosa e anche Gianni Riotta deve dire qualcosa. Secondo me. Esattamente, e il virus che ha nominato Internet, che poi non è né un virus né una cosa, ma comunque ci siamo ritrovati il 23 settembre 2014 ad avere a che fare con ShareShock, è un bug che impatta su Bash, la Born Against Shell, ripeto che è la shell di default dei sistemi operativi Unix-like, e perché noi non ne siamo stati colpiti? Perché utilizziamo Debian, e Debian utilizza Dash come, come shell di default. Ma non è interessante? Non interessante, Debian Against Shell. E il bug in questione è un bug pericolosissimo perché permette praticamente l'esecuzione di codice malevolo iniettandolo praticamente come comando dalla riga stessa del comando. E fortunatamente su questo versante ci siamo praticamente salvati. Altro dramma sul punto di vista della sicurezza è stato praticamente quello esploso il 13 ottobre, tra l'altro il 11 e il 17 ottobre c'è stata anche la settimana del codice in Europa, la sperimentazione della settimana del codice, e proprio il 13 di ottobre è spuntato Pablo che è pending 250.000 questo è una cosa che insomma fa capire l'importanza del progetto. Abbiamo avuto a che fare con Pablo pending Oracle downgrade di legacy encryption, e anche in questo caso ce la siamo cavata. Perché ce la siamo cavata? Perché sebbene questo insomma sia un bug che impatta su SSL V3, anche in questo caso non abbiamo avuto problemi. Perché non abbiamo avuto problemi? Perché diciamo che abbiamo comunque lavorato in maniera matura, abbiamo pensato, ok, abbiamo a che fare praticamente con un RFC del 1996, calma il sangue freddo, facciamo una cosa, aggiorniamolo, teniamocelo aggiornato. E infatti, andando a vedere il Debian Tracking System, fortunatamente la versione utilizzata, che poi è un backport che attualmente gira sulla versione di testing, non il codice Jesse, è fissata. Quindi anche su questo punto siamo stati salvi. Cioè, ce la siamo data, insomma. E facciamo un passo indietro, perché abbiamo parlato di questo bellissimo progetto, che è ancora beta pubblica, però sempre per stemperare un po' gli anni vi vogliamo parlare dell'alfa. Giusto una slide. Una slide sola, perché la nostra alfa... Tremate, gente. Attenzione, sono andato a finire i ringraziamenti. Ci autoringraziamo dopo. Ok, fermi tutti. La nostra, cioè noi abbiamo lavorato per un mese e mezzo circa, sì, perfetto, su una macchina virtuale con 512 MB di RAM.
il male assoluto. E i direttori dei lavori ci chiedevano, ma se questa macchina dovesse andare in produzione, ce la facciamo a reggere un pochino il carico? Perché vabbè, adesso facciamo un attimo. Potremmo mettere il nostro telefonino, come già. Il telefonino a disposizione. Ho detto, ok, un attimo, vi devo un attimo dimostrare che non ce la possiamo mai fare. Utilizziamo SIGE, che è un programma per valutare appunto il carico sui web server. A dire la verità, fa una stima del carico tra web server e potenza della macchina. Se vi concentrate sulla voce availability, non so se si vede, potrebbe essere il terzo. Ok, perfetto. Allora, già con 300 connessioni contemporaneamente perdevamo il 100% di availability. Invece, per cortesia, scendi giù, con 1023 connessioni, stavamo già a 45,29. Ho provato a mettere 1024 connessioni contemporaneamente, la macchina è andata in crash. Proprio la tua. Sì, proprio la mia e pure la tua. Noi invece quante connessioni facciamo al giorno? Vabbè, diciamo che siamo nell'ordine dei quasi 10.000 all'ora. Quindi potete immaginare, insomma, quando tutta questa, già in base a questo numero, già in base ai numeri delle specifiche dimensionali che abbiamo detto, che potete già immaginare quanto sia importante avere comunque un'infrastruttura che sia affidabile, perché soprattutto, insomma, diamoci anche un rimetti, che sia configurata bene, vediamo. E soprattutto fatta con software libero, che è sicuramente poi la cosa più importante, perché altrimenti avremmo dovuto spendere milioni di licenze tra prodotti VMware e i vari controller. L'open source ci ha permesso anche di integrare, di modificare il software per renderlo come occorreva agli specifici progetti. Quindi questo, senza l'open source, il software non avremmo mai potuto fare. Assolutamente, assolutamente. E di conseguenza non abbiamo finito. I ringraziamenti li avete già visto prima. No, vabbè, insomma, dobbiamo ringraziare, insomma, la direzione didattica dei lavori, ringraziamo il professor Giorgio Vento dell'Università di Seminario Federico II e per la direzione dei lavori che il professor Marbelli della Tor Vergata, chiaramente il comitato tecnico scientifico del MIUR. E poi, vabbè, per quanto riguarda il Linux Day, ma questo è il tuo, è ovvio, è la Panissiana, quindi voglio ringraziare l'Osservatorio Astronomico di Roma Ponte e anche gli organizzatori, ma noi non siamo anche un'organizzazione, quindi non ci ringrazio. Io ringrazio le Questo è quanto, grazie per l'attenzione. Grazie.